Ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi video interamente dedicato a Wish. So che vi piacciono tantissimo i video dedicati a Wish in cui testo, compro, acquisto e poi vediamo assieme quello che mi arriva in particolare oggi, perché se negli altri video avevamo fatto magari oggetti preziosi, borse, cose del genere, oggi ragazzi guarderemo prodotti di tecnologia, prodotti che se vogliamo è ancora più incredibile pensare che abbiano prezzi così bassi, perché una cosa è magari un anellino, ok? Una cosa è acquistare tipo, non lo so, un aspirapolvere. Quindi lo sappiamo tutti, Wish ha dei prezzi bassissimi che appunto spesso e volentieri mi fanno pensare non è possibile che costi così poco, cioè ci deve essere qualcosa dietro, com'è possibile? Invece poi ogni volta effettivamente quello è il prezzo. Quindi oggi andremo a vedere delle cosine di tecnologia. Le acquisteremo e cioè in realtà le ho già acquistate, mi sono arrivate oggi, spacchetteremo assieme e vediamo cosa mi è arrivato, se funziona, e facciamo una piccola review su questi prodotti proprio appunto per vedere se è troppo bello per essere vero il prezzo così basso. Voglio sottolineare, perché mi chiedete sempre informazioni riguardo le tempistiche di Wish è un sito statunitense ma ha venditori in tutto il mondo, compresa l'Italia, compresa l'Europa, e tutte le cosine che ho acquistato io arrivano da venditori dall'Europa, quindi appunto la spedizione è super rapida. Per me ci ha messo tipo una settimana, 7-10 giorni. E in linea generale, se volete assicurarvi sempre che la spedizione sia veloce, appunto dai 7 ai 10 giorni, cercate sempre il bollino con il furgoncino arancione che c'è sull'app. Quello significa che la spedizione sarà express e quindi rapida. Visto che per la prima volta questo video è in collaborazione con Wish, dopo che io acquisto su Wish da anni, come tutti voi ben sapete, Wish mi ha dato un codice sconto per voi ragazzi che potete utilizzare appunto su tutto il carrello se volete fare acquisti su Wish, ed è Nicole20, vi dà il 20% di sconto su tutto, e qua sotto nel box informazioni troverete anche il link diretto dove potete appunto applicare lo sconto. Iniziamo con lui ragazzi, robot aspirapolvere che costa attualmente, tra l'altro è in offerta da 16 euro a 12 euro ed è un robot aspirapolvere per questo prezzo, cioè ci rendiamo conto. Ecco, qui nascono sempre le mie idee, ma come può essere che costi così poco? Effettivamente costa così poco. Io avevo un robot aspirapolvere pazzesco che grazie a Denver e ai suoi incidenti, lasciamo perdere, sorvoliamo, se mi seguite nei vlog probabilmente immaginate, lo sapete. Quindi il mio robot aspirapolvere che avevo appunto non esiste più, e quindi io ho tante speranze in questo robot aspirapolvere, ragazzi, che deve diventare il mio nuovo alleato, perché la mattina senza il robot aspirapolvere che mi aspira tutta la lettiera dei gatti, eccetera, eccetera, tutto il disastro che hanno fatto durante la notte, è veramente complicato. E qui abbiamo questo aspirapolvere automatico smart robot SIMEI 14 più. Non so cosa significa, pulizia, casa, ufficio, new. Le descrizioni e i titoli degli oggetti su Wish mi fanno sempre ridere, sono sempre lunghissime. E come ratings, ragazzi, abbiamo 1749 ratings, dei quali praticamente tutti positivi, perché siamo su 5 stelline, siamo a 4 stelline e mezza. È disponibile in 4 colorazioni: rose gold, bianco, nero e rosso. Onestamente non mi ricordo quale ho scelto, ma lo vedremo subito perché mi è appena arrivato. E lui, questo deve essere per forza il robot aspirapolvere dalla misura, insomma, dalla forma del pacchetto. Non l'ho spacchettato, volevo farlo con voi proprio per farvi vedere genuinamente come si presenta. Questo è il pacchetto, anche parecchio leggero, quindi penso che questo robottino aspirapolvere sia piccolino, perché quello che avevo, per esempio, era molto più grande anche solo di questa scatola. Ma andiamo a spacchettare e testiamolo assieme. Voglio proprio vedere un robot aspirapolvere che costa 16 euro, anzi in offerta a 12, voglio proprio vedere com'è. Spacchettato, ragazzi, questo è il nostro robottino. Il brand è appunto impronunciabile, non ci provo nemmeno. Ultra sottile, dicono. Andiamo a vedere. Andiamo ad aprirlo, così scopriamo anche il colore. Ah, ok, l'ho preso nero, manco mi ricordavo. Sembra, beh, onestamente, mi sembra perfetto.
ma piccolino, diciamo. Ok, queste sono le cosine che ho trovato all'interno. Ci sono alcuni accessori, oltre al nostro mini robottino, che potete vedere è anche molto leggero, devo dire, compatto. E qui abbiamo il libretto di istruzioni. Poi c'è il tipo questa spazzolina per andare a pulirlo con una mano, vabbè, carina. E poi c'è naturalmente il caricabatterie che è USB. Qui abbiamo insomma, un panno tipo di rivestimento che si può applicare sotto per andare a raccogliere appunto polvere, capelli, eccetera. Ho visto che qui c'è già la batteria all'interno, quindi ottimo. Ho rimosso semplicemente la linguetta che proteggeva la batteria e adesso il nostro robot dovrebbe essere pronto per l'uso. Ovviamente i gatti super interessati a quanto, vabbè, Denver perlomeno. Amore mio! È un robottino, sì. Cioè, ho gettato un po' di basilico per terra. Voglio fare la prova se il nostro robottino lo raccoglie. Anche se penso che. Intanto proviamo ad accenderlo e vediamo. Hola! Ok, partito subito. Naturalmente devo indirizzarlo. Devo aver impazzito, paura. No, però devo dire che assolutamente funziona. Solo che ovviamente non pulisce solo dove l'abbiamo lasciato, devo andare a riprenderlo. Ok, il robottino è velocissimo, se ne va in giro per tutta casa in un nanosecondo, quindi è molto difficile fare la prova perché dovrei lasciarlo pulire tutto il soggiorno e aspettare che vada a random qua sopra. Quindi proviamo ad accenderlo e a tenerlo sopra le nostre briciole, vediamo. Lasciamolo fare il suo, lasciamolo pulire che se ne vada in giro, ma devo dire che ragazzi, per funzionare, come potete vedere, come possiamo vedere, funziona. Lasciamolo andare in giro a spaventare Denver. Punto della situazione per il nostro robottino, quindi è arrivato con batteria. Funzionante, funziona. L'aspirazione non è assolutamente potente, anzi, per raccogliere quelle briciole ha dovuto fare diversi giri, però sicuramente funziona un buon robottino, sicuramente sarà più semplice per aspirare polvere, capelli, peli, eccetera, piuttosto che briciole che sono più pesanti. Però sì, per il prezzo che lo abbiamo pagato è molto meglio di quanto io mi aspettassi e ancora non ci posso credere di averlo pagato così poco, però sì, ragazzi, questo è il nostro robottino, appunto, per funzionare funziona, ma è mini e non ha un'aspirazione fortissima. Ecco, questo c'è da dire. Altro prodotto che mi sembra troppo bello per essere vero a questo prezzo è questa piastra in ceramica ricciacapelli, offertissima, super offerta. Cioè, ragazzi, i nomi veramente dei prodotti su Wish sono un programma. E qui, anche qui, abbiamo un sacco di recensioni, cioè 1749 recensioni con praticamente tutte positive, perché su 5 stelline anche qui ne ha 4 e mezza. Se vedo il prezzo che è solo di 9 euro e 3 centesimi, 9 euro e 3 centesimi, mi sembra impossibile, è troppo bello per essere vero che costi così poco. Ma cosa che vi volevo menzionare anche per il robottino aspirapolvere, una cosa su Wish che dovete sempre guardare sono le spese di spedizione, perché ad esempio in questo per questa piastra il prezzo è sì di 9,03 euro, ma poi la spedizione è di 20 euro, quindi in totale la paghiamo 29 euro e 3 centesimi, che è comunque pochissimo, però appunto bisogna sempre guardare su Wish sia il prezzo che la spedizione, perché tante volte il prezzo è talmente basso che poi la spedizione costa di più, quindi stateci sempre attenti. Però mi è arrivata tra l'altro anche con Corriere FedEx, quindi super rapida, la nostra piastra e voglio, eccola qua, ta-da-da! E voglio troppo vedere se effettivamente funziona, che non è una piastra, è una ricciacapelli in realtà. Sono troppo curiosa di vedere se funziona. Confezione insomma normalissima, qui ci sono i vari arricciacapelli di vari colori, però se non sbaglio non ho avuto la possibilità di scegliere il colore, o almeno io non sono riuscita a capire come fare, e alla fine mi è arrivata di colore
arancio, che sicuramente non sarebbe stata la mia prima scelta. Però ragazzi, vi devo dire che il prodotto in sé mi sembra di buona qualità, non mi sembra scadente. Adesso naturalmente andiamo a provarlo. Eccola qui, così la vedete bene anche in videocamera. Questa è l'impugnatura, il tastino per l'accensione, e qui naturalmente andiamo ad inserire le nostre ciocche di capelli. Questo penso sia per fermare la ciocca. Vado a bloccare la mia ciocca verso la fine con questo cosino che va a fermarla, e poi la arrotolo seguendo la forma. Ok, ci siamo. Ho lasciato fuori solo le punte. Ok, proviamo a rilasciare. Vediamo, ragazzi. Oh, wow! Beh, ragazzi, direi che non solo funziona, ma è spettacolare. Naturalmente ho provato con una ciocca, appunto, sotto, di capelli un po' nascosti. Però, ragazzi, funziona a meraviglia, devo dire. Ricciolino velocissimo. Wow, vabbè, molto interessante questa come scoperta. Adesso uscirò con i capelli lisci con una ciocca riccia, però no, molto interessante ragazzi questa scoperta. Devo dire che comunque, anche calcolando la spedizione, il prezzo è molto basso per un prodotto che effettivamente funziona, si riscalda subito. Questo mi ha stupito perché ho delle piastre molto costose che ci mettono un pochino. Un po' complicato da utilizzare la prima volta, bisogna un attimino capire come funziona, ma poi è molto semplice. Peccato solo che non ci fosse la possibilità appunto di scegliere il colore, perché avrei decisamente preferito prenderla rosa. Altro prodotto che sono super curiosa di vedere com'è, è una cosa di cui ho bisogno a casa, anche qui un aspirapolvere, però questo è un aspirapolvere portatile, di quelle che tipo, cioè, prendi in mano e vai a raccogliere le briciole tipo sul tavolo, così, ok? E questa è aspirapolvere, l'ho pagata 22,18 euro, calcolando la spedizione sono 25, ragazzi, quindi appunto in totale sono quasi 50 euro, 47 euro, eccetera. E questa è un aspirapolvere portatile ciclonico con luce LED a batterie per auto casa. Anche qui il titolo vuol dire un po' tutto praticamente, ma anche qui le recensioni sono super positive. Ce ne sono solo 3, c'è da dire, ma abbiamo anche qui 4 stelline e mezza su 5. Voglio troppo andare a provare questo prodotto, ragazzi. Vi devo dire che la box che mi è arrivata, eccola qua, è molto piccolina, cioè me l'aspettavo naturalmente più grande, un po' come con il robot aspirapolvere. Sono tutti mini, però bisogna vedere ovviamente come funziona. Questo è quello che troviamo all'interno, c'è il insomma il manuale, poi abbiamo la nostra aspirapolvere che effettivamente è molto piccolina, compatta, ma non mi sembra niente male. E poi ci sono vari accessori, c'è la spazzolina per raccogliere i peli, i capelli dai tessuti. E poi abbiamo quest'altra spazzolina più precisa. E poi, ultima cosina, c'è il caricabatterie, anche questo ad USB, peccato che non ci sia l'adattatore per la corrente. Aspirapolvere caricata per 5 minuti ed assemblata. Ho dovuto mettere anche questa estensione per poter applicare la spazzolina. Facciamo la prova adesso con del peperoncino macinato. Sporgiamolo a caso così sul tavolo. Ragazzi, non c'è molto altro da dire, funziona alla perfezione. Anche qui il getto, devo dire, la potenza non è fortissima, però sicuramente basta per andare a raccogliere briciole, insomma qualsiasi cosa dalla tavola. Non so, secondo me non è abbastanza potente per pulire bene le macchine, perché sono fatte di tipo i sedili eccetera, a volte trattengono talmente bene i capelli, i peli eccetera, che è difficile andare a pulire se non abbiamo una potenza di aspirazione forte. Secondo me questo non va ad aspirare tutto quanto in macchina, ma è decisamente utile
utile per la tavola, secondo me molto molto meglio da tenere in casa, appunto per briciole, mini disastri quando cade qualcosa, oppure io che trovo cumuli di peli ovunque, passo trac e posso andare a catturarli con questo. Ottimo prodotto, devo dire, per il prezzo che l'ho pagato, incluso anche la spesa di spedizione, non mi aspettavo che funzionasse onestamente così bene. Poi ultima cosa che ho acquistato, mi sto rendendo conto in questo momento che ho preso tipo due prodotti per la casa, due prodotti per me per i capelli, ma ce n'era, ragazzi, uno che volevo assolutamente provare da tempo e poi l'ho visto su Wish, quindi mi sono detta ok, è arrivato il momento di provarlo. E questo è una riccia, allora vi leggo il titolo come lo descrivono loro: piastra capelli a riccia boccoli a riccia capelli ceramica spazzola ricci USB, ok? Quindi è una riccia capelli, ragazzi, che però non è come le piastre classiche, come gli arriccia capelli classici, cioè è una specie di coso contenitore dove si inserisce la ciocca, si aspetta un attimino e poi quando lo togli la ciocca è magicamente riccia. Quindi sono troppo contenta di provarlo e molto curiosa di capire anche esattamente come funziona. Il prezzo è di 24,20 euro e la spedizione sono 25, quindi appunto calcoliamo che costa poco meno di 50 euro. Quando ho fatto l'ordine non c'erano recensioni su questo prodotto, adesso ce n'è una soltanto ed è una stellina su 5, appunto. Quando ho acquistato io non c'era nulla, quindi adesso io potrei essere la seconda recensione. Andiamo a vedere, perché adesso non so che cosa aspettarmi. Questo, ragazzi, è il pacchetto così come mi è arrivato, appunto sono tutti molto simili con lo scotch fatti così. La confezione non sembra niente male. Wow, molto bello il prodotto all'interno di questa dust bag in velluto. È caduto fuori, nel frattempo è caduto fuori questa molletta, quindi ci sono anche gli accessori carini. Ma vediamo il prodotto. No, non è rosa, ragazzi, no, mi è arrivato di questo colore nero, è argento. Sig, ci sono anche altri accessori, c'è un'altra molletta e un pettine con la codina a punta, molto utile devo dire per andare a separare i capelli in sezioni quando andiamo ad arricciarle. E adesso però non c'è il caricatore. Ho preso il cavo di ricarica del mio iPhone e l'ho attaccato al dispositivo, alla piastra, ok? Non mi aspettavo onestamente che non ci fosse un caricabatterie, però ho risolto praticamente così. Devo dire che c'è anche il display a LED, molto molto utile per andare a regolare la temperatura. E il prodotto onestamente mi sembra anche di buona qualità. Adesso naturalmente lo proviamo, ma appunto si presenta così. Figata ovviamente perché una volta che carico si può utilizzare senza fili, quindi non bisogna per forza stare attaccati a una presa di corrente, il che lo trovo appunto fantastico. Adesso stavo guardando un tutorial su come fare, perché onestamente non ho mai usato un prodotto simile, quindi non ho la più pallida idea di come funzioni. Ok, vado a riposizionare la mia ciocca di capelli semplicemente qui, poi vado a premere start. E questo, no vabbè, io non ci posso credere, non ho neanche ben capito come funziona onestamente, ma bastano pochissimi secondi e si formano i nostri ricci. Ragazzi, questa per me potrebbe essere veramente la svolta, perché sono veramente dei ricci perfetti, cioè delle onde perfette. No vabbè, se non dovessi lavare i capelli domani mattina mi farei adesso tutti i capelli ondulati con questo, cioè è troppo facile, io non ci posso credere. No vabbè. Ok, bip finale, quindi possiamo rilasciare. Fantastico, cioè io non ci posso credere. Per me questo prodotto, ragazzi, è la svolta. Devo un po' perfezionarlo perché tipo qui non si capisce bene che cosa sia successo, però ragazzi, per quanto mi riguarda, questo prodotto è assolutamente la svolta. Cioè, io non ci posso credere che sia così semplice, così veloce, soprattutto, da questa parte mi sono riuscite meglio, soprattutto che siano così belle. Fantastico, ragazzi, questo penso sia il prodotto che più mi sia piaciuto tra tutti quelli che abbiamo visto oggi, ma questo per me
Ok, è una super scoperta. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo testato diversi prodotti, appunto. Tutto sommato devo dire molto meglio di quanto mi aspettassi per il prezzo che andiamo a pagare. Sono, cioè, è incredibile ma vero praticamente. Ma voglio sentire anche quello che ne pensate voi, le vostre esperienze con Wish, soprattutto in quest'ambito della tecnologia. Piastre, arricci a capelli, prodotti simili o prodotti per la casa. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre esperienze, che cosa ne pensate dei quattro prodotti che abbiamo testato oggi, del prezzo e di tutto quanto. Naturalmente sapete che li leggo sempre tutti i vostri commenti e se avete domande anche qui vi risponderò, quindi lasciatemi tutto qua sotto. Io vi mando un bacio gigantesco, come al solito non può mancare il nostro abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, baci baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!